Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. 118! Allora, continuiamo, lo voglio sempre precisare, come ho già fatto a video, fino al finale dei video precedenti. Continuiamo il mese di dicembre, questo perché, breve, tanto ormai è sempre così noiosa, ma va fatta, secondo me, breve riassunto di quello che ho detto, il perché. Perché questa partita qua l'ho messa in video precedente, quello di novembre, perché c'erano meno partite. Quindi niente, ci aspettano comunque ben 7 partite. Come già dissi, questa qua si gioca contro Sheffield United, che è fra l'altro sotto in classifica rispetto a noi, in casa, e si simula. E di conseguenza, non so se avete visto, anche quella dopo con Wycombe, che dovrebbe essere la FA Cup, perché è di Coppa, e come Dio sempre, la Coppa, intanto per la ritorno 1-0, momentaneamente non è... una delle mie priorità, anzi, se si va avanti, come ho sempre detto, in realtà non mi interessa, ma se si va avanti bene, altrimenti pace, ecco. Insomma, buono comunque, se andiamo a noi, Brereton ti ha detto 1-0, dopo 7 minuti, io ho 1-1, Fleck, boh, è proprio così, su rigore, peccato all'ottantesimo. Vabbè, come Dio sempre, un pareggio, a metà, poteva andare peggio, ma poteva andare anche meglio, o viceversa, forse mi sono meglio dell'opposto. Insomma, vabbè, ok, non abbiamo iniziato nel migliore dei modi perché potevamo vincerla, però vabbè. Andiamo alla seconda partita. Giochiamo, come ho detto, la partita di Coppa in casa contro i Wycombe. Simuliamo anche questa. E la regola sarebbe essere sulla carta più semplice, però boh, chi lo sa. Se mi sentite un po', tra virgolette, veloce nel parlare, è stato 1-0 Gomez dopo 3 minuti. È perché ho paura che magari poi alla fine del video... cioè il video alla fine venga fuori veramente troppo lungo, calcolando tutte le partite che ci sono. Quindi preferisco, non so, essere più veloce, risparmiare qualche secondo se possibile. E così, insomma, 2-1 per ora. Ha fatto il gol del pareggio loro, poi Ugu ci ha riportato in vantaggio. Vediamo se stavolta si regge. Sì, ok, sono passati. Giochiamo la nostra prima partita, che è la terza del mese, ma la seconda di campionato. Giochiamo contro il Mansfield. Regola. Per chi segue la serie, ce lo ricordiamo tutti, che è il Mansfield, ovvero quella che l'anno scorso ha vinto il campionato, e a quanto pare anche quest'anno va abbastanza bene per essere una promossa. Addirittura è davanti a noi di un punto, anche loro con 20 partite, perché quelle sopra ancora, come si può vedere, hanno una partita in meno. E niente, quindi sarà interessante, almeno sulla carta, questa partita. Non so se l'ho detto, eventualmente lo ripeto, giochiamo in trasferta. Infatti è per questo che la giochiamo principalmente. E, ok, spostiamoci là. Tra l'altro, vabbè, parentesi, è tornato Barry che si era sbriciolato, anche se in realtà per quanto riguarda poi il livello di titolari ce ne frega relativamente, però meglio sempre farlo presente, no? Vai Gomez, si è buttata dentro, no! Vi ho sbagliato, dovevo premere il tasto, in questo caso per me era 2 per poterla piazzare. Piuttosto che tirare così, infatti è venuto sì, veramente inguardabile. Vai Gomez! Attenzione! Un miscuglio di osse, però niente, alla fine solamente angolo. Vediamo un po' se succede qualcosa. Bello, bravo Van Bergen. Tira! No! Peccato di... ha sferato il gol Brereton, sì, mi mangio le parole, ma voglio dire... tutte queste R. No, no, sarebbe il colmo, eh. Sarebbe il colmo. Meno male fuori. Dio il colmo, perché anche se non abbiamo fatto chissà quanto, abbiamo fatto solamente più di loro. Vai che sono scoperti. Vai Edwards, che dovresti essere anche abbastanza veloce. No, si è fatto recuperare. Sta anche stanco però. Peccato. Poteva essere una buona occasione, ma non mi è finita, sai. No, invece sì. No, meno male, che cazzo di tiro ha fatto? Meglio sì, addio, ho sbagliato. No, 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 non me lo dì. Meno male, è finita. Cioè, meno male, è finita. Insomma, relativamente meno male, perché... due pareggi, è vero che non sono due sconfitte, ma sono solamente 2 punti. Per quanto vede il campionato, eh. Un inizio medio, poteva andare meglio, sinceramente. Era 2 pareggi, tanto. Cioè un pareggio tanto tanto, 2 pareggi insomma. Poi Mansfield era l'inizio, ma noi quindi faceva stracomodo eventualmente conquistare 3 punti. Altra partita, giochiamo in casa contro l'Oldham. O
Oldham, non lo so. Vabbè, Oldham forse sono anche meglio. Vediamo un po' adesso Messi. Dai, sono 21esimi, dai. Simulo. Cioè, ok, alla fine l'avrei simulata uguale, eh. Tanto penso ormai avete capito come sono fatto. Però, sinceramente, come è successo nel precedente video, ce l'avevamo contro l'Oxford United, che era primo o secondo, non lo ricordo. Le cose magari possono cambiare, forse potevo giocare. Se questa è anche clamorosamente bassa, vado sul sicuro, tra virgolette. Poi, oh, come dire sempre, la palla è tonda. Può succedere tutto, non è che c'è il risultato scritto. Però in teoria sulla carta ci dovrebbe essere una differenza. Comunque 3-0 addirittura, infatti, meno male. Al 59esimo Brereton. Ugu comunque fa. Ogni tanto fa go, fa su go. Brereton è impressionante. Fa con le simule. Se non sempre, quasi sempre con lui. Indipendentemente dal risultato finale, eh. Comunque, 3-0, siamo tornati simulando la partita, la vittoria. Una bella vittoria, direi. Altra partita, giochiamo in trasferta contro il Notts County, squadra incontrata nella precedente stagione, quindi nella Football League 2. E niente, beh, la gioco. E siccome è arrivato il messaggino che Quinones, insomma, va giù, insomma, è sfavato, no? Come dico io. Vabbè, per una partita, sperando bene, faccio ciò a lui al posto di pose, perché tanto poi fra l'altro c'è il turno infrasettimanale, quindi eventualmente un po' di turnove. No, non fa mai male, ecco, ogni tanto. E, ok, ho messo sì là. Via, iniziamo. Brereton, che ti sei mosso bene. Nulla, peccato lì. Attenzione Brereton, eh. Vediamo un po'. No, attraversa. Mettila in mezzo, niente. Peccato lì, ma anche lui rifà con su punizione, perché l'ha già fatto qualche partita fa. Fortunoso, però fece gol su punizione, insomma. Un po' Ducouré, prova il tiro. Mamma mia, signore, piedi. Vai Van Berghe, tira! È lì! No, sì, vabbè, oh, Kashan in porta, lì. Vero, abbastanza centrali, però, in teoria, bisognava fare gol. Vabbè, è andata così. Strano. Oh, fai go, Brereton! No, sì, ma chi c'è in porta lì? Un gatto, un gatto! No, 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 no! No, ecco, ragazzi, non hanno fatto niente. Mi si concede, come spesso accade, qualcosa, boom, ci fu. Impressionante, bisognava stare al minimo 2-0, in questa fase sono 2-1. No, 2-0, perché loro non si meritavano di fare go. Ma lì, maniche, sempre così, eh. Vai Brereton, pensaci te. Mani, dai lì. Vai, bordaci, 2-0, via, partita lì, è praticamente USA. Ai, mani. Vai, fai go. Boia lì, via, Brereton, dai, 2-1. Manca sempre qualche minuto da pigliare la palla. Come si pigia, non lo so, vabbè, comunque. 2-1, la riapri, volendo forse un po' di tempo c'è, però boh, sono pessimista, però ci provo, veloci. Tira Silla! No! Dai, ma che cazzo c'è? No, davvero, ma chi c'ha nel porte? Nulla, via, è andata così. Boh, c'ho ancora in testa quel tiro lì di Silla, che porterà ha fatto un altro miracolo. Loro comunque la vittoria la davano al portiere, eh? Davvero. Guardatevi le statistiche, dai. Oh. No, ora un volo invece al mio, ci mancherebbe, perché comunque hanno fatto tiri che forse anche Posa perché non avrebbe preso. Però oi oi. Stavolta invece torniamo a giocare in casa, giochiamo contro Walsall e nulla, si simula. Tanto a quanto pare sembra che è più facile vincere le partite simulandole piuttosto che giocandole. Quindi, boh, speriamo bene, poi, oh. Boh, infatti. Subito. Qua, dopo 4 minuti, gol del Walsall. Oh, Carabajal, difensore. Incredibile. Pareggia. Boh, incredibilmente siamo stati noi stavolta a aver fatto gol all'ultimo e di conseguenza da vincere la partita. Di solito le fanno avere altri e si vanno a pareggiare o a perdere. Incredibilmente McCourt è entrato dalla panchina. L'ha buttata dentro all'87esimo. Buono, via, tanto è così. Bisogna simulare tutte per vincere, a quanto pare. Terza partita nel giro di una settimana, anzi meno di una settimana, perché
diciamo la prima di questo pezzetto, no? Di queste tre. Si è giocata mercoledì, qui è lunedì, quindi i giocatori vogliono vedere in che stato sono. Comunque giochiamo contro il Burton in trasferta e niente, l'ultima partita del mese. Andiamo un po', sì, concludiamo in bellezza boh, così fra alti e bassi, nel senso che qui si perde, si pareggia, si vince, si perde, si vince, boh, vediamo come va. Comunque, datevi, la squadra è mezza sfatta. Mani e mani, boia. Allora, si là. Questo di Wu. Boh, vabbè, partiamo sì, eventualmente poi facciamo dei cambi, che non so chi mette, perché obiettivamente i panchinari sono parecchio più scarsi a livello qualitativo di chi gioca, ecco. Quindi mi trovo un po' in difficoltà. Io, mamma mia, manca Foligno, fanno quella posizione abbastanza quasi impossibile. Era parecchio defilato, meno male poi per quella fatta entrare. Però mi aveva qualcosa sull'angolo. No, meno male, via. Attenzione, centrale, meno male. Partita abbastanza noiosa, non succede niente. Non sa fa nulla. Però anche loro non è che stanno facendo chissà cosa, per ora. Vediamo un po' se aprendo bocca può cambiare qualcosa, fare gioco, boh. Sì, ecco, si era fatto incredibilmente gol. O perlomeno avevamo preso la porta. Chiaramente fuori gioco. Bene. Vai Brereton, si gira! No, vai Silla! Vai Silla! Silla! 1-0 all'82esimo! Boia di, meno male, sia per un discorso chiaramente risultato e tra bla bla bla, poi perché non facciamo più go. E anche perché veramente penso sia l'unica occasione che abbiamo avuto finora e che avremo per questa partita là, diciamo proprio plateale. E andiamo, di io, dove c'è il cosino dell'infortunio, ma speriamo non c'è nulla. Andiamo, di boia, che patimento, veramente. I giocatori tra poi non si reggevano nemmeno in piedi, proprio si vedeva che erano stanchi stanchi e lo sentivo anche controllandoli. Comunque guardate le statistiche, un tiro in porta che è stato proprio quello del gol. Quindi di che è stata una vittoria fortunosa e di poco. Si è fatto male per 3 settimane, infatti, che non è pochissimo. Allora, sono arrivato già alla prossima partita. Come vedete siamo entrati nel mese di gennaio e di conseguenza nel calcio mercato invernale. Come siamo messi? Allora, la classifica è questa qua. Siamo terzi, ora siamo tutti a pari partite, ovvero 25. Vabbè, tanto per che è prima la classifica capocannonieri. E siamo a 42 punti. Siamo a un punto dalla seconda, che fatto ci ha recuperato, perché prima a fine per l'altra mi pare loro avevano una partita in meno. E quindi erano sotto e poi hanno vinto e ci hanno recuperato. Ma 8 punti alla prima che è l'Oxford United. Cioè loro vanno veramente, dei volano, vanno a 2000. Quindi, boh. Diciamo che se, per quanto riguarda il discorso, boh, si dovesse e voler vincere il campionato, diciamo, non siamo messi sì bene, perché 8 punti sono tanti. Se invece optiamo e puntiamo appunto solamente per un'eventuale promozione, siamo messi decisamente bene, soprattutto calcolando gli inizi, che eravamo 17esimi, eravamo nell'ultima posizione, quindi abbiamo fatto un bel recupero e ci siamo stanziati lì, qui, ecco, lì e qui, insomma, come volete. E niente, quindi questo è quanto. Per quanto riguarda invece il calciomercato, se avete qualche nome fatelo presente, indipendentemente da tutto. Però io non so cosa posso fare, perché abbiamo questo budget qui. Apparentemente sono andati via con 4 giocatori che avevamo venduto, no? Grady, McCurt, Willock e chi era l'altro? Vabbè, un altro che non mi viene in mente. E quindi qualcosina abbiamo ricavato, però niente di eccezionale, ecco. Tutto bene. Quindi sul calciomercato non so cosa potrà venire fuori. Credo che forse si possa un po' smuovere se dovesse arrivare, come è successo con Cessegnone, un'offerta a livelli grossi per qualcuno, ma non so chi è, perché non abbiamo nessuno con la qualità che aveva Cessegnone. Forse se uno avesse 76, 77, non me lo ricordo. E non abbiamo nessuno con la qualità. Quindi, boh, non lo so. È tutto da vedere. Ripeto, se avete qualche nome mettetelo, indipendentemente da tutto lo valuto, perché magari poi, anche se ho soldi, magari secondo me non mi può servire, tra virgolette, però non fa mai male.
Ecco, quindi boh, o per questo calciomercato, per quello dopo, boh, vediamo. Insomma, detto questo, niente. Vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Prima di lasciarvi, come sempre, vi ricordo di fare, se volete, le solite tre cose, ovvero lasciate un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò. Via, vi aspetto nel prossimo episodio, nel quale appunto vedremo un po' come andranno le cose, sia dal punto di vista di campionato che di calciomercato. Via, ciao!